Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 27 giugno, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 18-22. In quel tempo, Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, io ti seguirò ovunque andrai». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù rispose: «Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti». Cosa c'è di più bello del dono di una tana? Poco importa che sia un posto grande o piccolo, ricco o povero, un posto dove comunque ritroviamo pace e sicurezza. La tana è la nostra casa, la tana sono le nostre conquiste. Oggi la chiamiamo con altri nomi: un buon lavoro, un conto in banca, una bella casa, un buon convento, un'autonomia economica, una bella chiesa ristrutturata. Ma se vogliamo seguire il Signore Gesù, questa è la rivoluzione. Dobbiamo essere disposti a non avere una tana né un cuscino. Gesù ha abbandonato ogni tana e ogni sicurezza morendo in croce per noi. Nel Vangelo di oggi è circondato da folle che chiedono e ottengono guarigione, e questo provoca l'entusiasmo dello scriba che vuole seguirlo. Gesù però gli e ci ricorda che è tempo di passare dall'altra riva, che significa lasciarne una per raggiungere un'altra. Non si lascia qualcosa a cui siamo legati, la riva dona sicurezza a cuor leggero. Gesù ci ordina di passare all'altra riva, ci invita e ci aiuta a fare il passo, a noi la decisione. Lo scotto da pagare è il far piazza pulita di tutto il falso luccichio di una vita che in definitiva è corrosa dal verme che si chiama attaccamento, possesso, comodismo. E attenzione, Gesù allude al pieno distacco dalle cose ma anche dalle persone. Infatti, a chi subito dopo gli chiede di lasciarlo andare a seppellire suo padre risponde: «Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti». La fede non è un comodo rifugio, non è un nido, non è un castello che ci protegge dal mondo malvagio. Nessuno infatti può essere discepolo se cerca solo un punto d'appoggio. Si può essere solo suoi discepoli se si accetta che egli sia compagno di viaggio e non fuga. Gesù passa, vede, chiama. Oggi passa, vede e chiama anche me. Cosa mi dice? Dove mi chiama? Che cosa ci chiede di fare? Gesù ci chiama personalmente, ci chiama da subito come comunità di fratelli e sorelle. La risposta personale è importante, ma anche quella comunitaria. Non ci si salva infatti da soli, si cammina insieme e ci si aiuta insieme. Grazie per aver meditato insieme, e se questo podcast ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!